occasione della prossima uscita del Monsieur Cuisine Plus nei punti vendita Lidl, volevo farvi una panoramica di quelli che sono i pezzi di cui è composto il nostro robot da cucina e anche la loro funzione e il loro utilizzo, nonché darvi una prima guida per poterlo utilizzare al meglio. Come vedete, ho messo su questo tavolo tutte le componenti che troverete aprendo la scatola. Mancano ovviamente il libretto delle istruzioni ed il ricettario, che sono anch'essi in dotazione. Vedete, c'è il corpo macchina come prima cosa, e poi c'è il boccale, che è lo strumento principale che viene utilizzato per la cottura e la preparazione dei cibi, con il suo coperchio costituito da una parte in plastica ed un tappo misurino estraibile. Poi ci sono le lame, la parte che serve appunto per tagliare e mescolare i cibi. Poi abbiamo l'accessorio mixer o farfalla, quello che viene comunemente definito farfalla, che invece serve per montare le preparazioni oppure per amalgamarle. C'è in dotazione una spatola, e poi vediamo gli accessori per la cottura a vapore. Sono una vaporiera composta da un cestello fondo, un cestello piano che è impilabile sul fondo ed un coperchio. In più c'è anche questo cestello che viene inserito all'interno del boccale in questa maniera e serve per cuocere delle preparazioni che non si vuole vengano immerse nel liquido di cottura. Adesso vi faccio vedere innanzitutto come preparare il boccale, quindi come montare l'inserto lame. Vediamo che l'inserto lame è costituito da una parte tagliente, quindi le lame vere e proprie coltelli, e da una guarnizione rimovibile. Una cosa che ci tengo a dirvi, è importante se lavate il vostro robot da cucina, specialmente questo pezzo, il lavastoviglie, vi consiglio di togliere sempre la guarnizione perché potrebbe deformarsi con il calore. Ma in genere consiglio sempre di lavare il gruppo lame con uno spazzolino a parte, di non lavarlo in lavastoviglie perché sono molto delicate e possono perdere il filo. Quindi questo gruppo lame così si inserisce all'interno del boccale in questa maniera, vedete queste due escrescenze, chiamiamole così, vanno infilate nei buchi e poi la parte sotto, vedete, fatta in questa maniera, con una leva si blocca. Questa è la parte dei contatti elettrici che va comunque sempre asciugata bene prima dell'utilizzo del nostro Messier Cuisine. Una volta che le lame sono bloccate in questa maniera, vedete non si tolgono, potete procedere a infilare il boccale nell'alloggio. Se le lame non sono bloccate, difficilmente sentirete un po' di resistenza, quindi questa è una precauzione aggiuntiva per evitare che i cibi fuoriescano dal boccale. Inseriamo quindi il nostro boccale all'interno dell'alloggio, vedete il display si illumina. E poi vi faccio vedere come mettere il coperchio. Il coperchio si poggia così e si avvita finché non sentite un click. Questa parte, come vi dicevo prima, può essere sempre rimossa. Quindi riapriamo il nostro. Per estrarre il boccale è necessario sempre togliere il coperchio. Quindi sblocchiamo il coperchio e togliamo il boccale con molta facilità. Per quanto riguarda invece la parte della vaporiera, inseriamo il vassoio sul boccale e anche qui sentiremo un click, è lo stesso movimento del coperchio. Poi possiamo mettere questa parte, alloggiarvi sopra questa e chiudere sempre con il coperchio. Diciamo che il vassoio fondo e il vassoio piano ci consentono di cucinare due cibi contemporaneamente, quindi uno nel vassoio inferiore e uno nel vassoio superiore. Vi consiglio sempre di mettere della carta forno su questa parte, senza però ostruire questi buchi laterali, in modo che eventuali cibi, eventuali sughi del cibo che viene cotto nella parte superiore non scoli nella parte inferiore. Quindi questa è la vaporiera, vado a sganciarla e vi faccio vedere invece il cestello.
Il cestello si alloggia direttamente nel boccale in questa maniera. Ad esempio, questo cestello è molto utile per cuocere il riso. Metterete infatti l'acqua al di sotto dell'altezza di questo cestello e il riso verrà cotto a vapore. E poi per prenderlo c'è la comoda spatola, in questa maniera riuscite a prendere il manico senza dovervi scottare. La spatola serve in alcune preparazioni che devono essere amalgamate e viene utilizzata in genere messa in questa maniera qui all'interno del foro del coperchio per mescolare. L'ultimo accessorio che vi mostro è l'accessorio mixer o farfalla che invece si mette all'interno del boccale, si alloggia qui. Messo all'interno del gruppo lame e serve, come vi ho detto, a montare o ad amalgamare i cibi. La farfalla non si può usare a velocità superiore alla velocità 4 perché altrimenti rischia di spezzarsi. Vi mostro adesso le funzioni di utilizzo del nostro Messier Cuisine Plus. Innanzitutto l'accensione avviene attraverso un tasto che si trova nella parte posteriore. Adesso io ce l'avevo acceso, vi faccio vedere. Con il tasto vado ad accendere, si sente un suono. Il display visualizza questo simbolo che significa che il coperchio è aperto, quindi il robot non può essere utilizzato. Come vedete, tutti i tasti sono spenti. Io vado a chiudere il coperchio. Allora, vediamo i tasti. Vedete, ho messo il coperchio, si accende questa funzione turbo. La funzione turbo in modalità bianca significa che può essere utilizzata nel momento in cui questo tasto diviene rosso, significa che non si può usare la funzione turbo. Questo avviene solitamente quando all'interno del boccale ci sono delle temperature molto elevate, al di sopra dei 65-70 gradi, per una questione di sicurezza. A velocità turbo, infatti, il motore gira a velocità 10 e potrebbero fuoriuscire dal tappo dei liquidi e quindi potreste farvi male. Quindi vi faccio vedere. Allora, partiamo dal primo tasto che è quello superiore, bilancia. Premendolo una volta si verifica, compaiono questi, questa, compare questa scritta, quindi 4 zeri. Proviamo a pesare qualcosa. Metto ad esempio un piatto. Perché voglio pesare qualcosa su questo piatto. Vedete, in questa maniera ci dà il peso del piatto. Premendo una volta si torna a zero, quindi si fa la funzione tara. Io adesso vado a pesare un panino che proprio poco fa ho realizzato con il nostro Messier Cuisine Plus e mi dice 116 grammi, quindi il nostro panino pesa 116 grammi. In questo modo potete pesare direttamente gli alimenti sul recipiente. Quindi questo per quanto riguarda la funzione bilancia, molto semplice. Per quanto riguarda le altre funzioni, abbiamo i tasti di funzione automatica. Impastare, che prevede automaticamente un tempo di 1 minuto e 30, non prevede temperatura, quindi non c'è riscaldamento e una velocità pari a 4. Di questo tipo di funzione automatica è possibile modificare soltanto il tempo, quindi si può aumentare il tempo di impasto fino a circa 3, no, fino a 3 minuti, mentre non è possibile modificare né temperatura e né velocità. Come vedete, io giro le manopole, queste sono le manopole con cui potete cambiare le tre funzioni di tempo, temperatura e velocità. Quindi funziona in questo caso solo la prima, quella del tempo. La seconda opzione, il secondo programma automatico è la cottura a vapore, preimpostata con un tempo di 20 minuti, una temperatura di 120 gradi e velocità 0. In questo caso, nel caso di cottura a vapore, che viene realizzata con gli accessori che vi ho precedentemente mostrato, la velocità non c'è, quindi le lame non girano, il nostro robot rimane fermo e semplicemente c'è l'evaporazione del liquido che deve essere necessariamente sempre messo nel boccale perché altrimenti la cottura a vapore non può partire e deve essere messo in una quantità abbastanza consistente da consentire un'evaporazione lunga 20 minuti. E quindi dicevo, le lame non girano, ma comunque l'acqua evapora e consente la nostra cottura. Anche qui è possibile modificare il tempo di cottura, mentre la temperatura e la velocità non possono essere modificate.
L'ultima funzione automatica è la funzione rosolare, funzione rosolare che prevede un tempo di 7 minuti, temperatura 130 gradi, velocità 1 in modalità reverse. Dopo vi spiegherò cosa significa modalità reverse. Anche qui possiamo modificare il tempo, possiamo questa volta modificare la temperatura, la possiamo abbassare, non possiamo modificare la velocità. Vi spiego adesso la funzione reverse in cosa consiste. La funzione reverse praticamente è una funzione che fa sì che le lame girino non in modalità oraria, quindi non dalla parte tagliente della lama, bensì in modalità antioraria, quindi dalla parte liscia. C'è molto utile quando dobbiamo cuocere o impastare dei cibi che non vogliamo si rompano troppo. Infatti, girando dalla parte non tagliente, i cibi non verranno spezzettati dalle lame. Questo è quello che avviene quando facciamo la rosolatura. Se poi seguite il ricettario o le nostre ricette online del nostro sito, del nostro gruppo Facebook, che trovate nella description qui sotto, a cui potete iscrivervi e che potete seguire, vedrete che molte preparazioni utilizzano proprio la funzione reverse. La funzione turbo, come vi dicevo prima, corrisponde alla velocità 10 e può essere utilizzata ad impulsi, quindi premendo il tasto turbo e tenendolo premuto per il numero di secondi che volete, e questa è la funzione di accensione e spegnimento. Quando lampeggia significa che il nostro robot può essere acceso o spento. Un'altra cosa importante che vi volevo dire per quanto riguarda la cottura a vapore è che il tempo non viene quando noi diamo start, quindi quando facciamo partire la cottura a vapore, non inizia subito a scorrere il tempo, quindi non scala subito, ma scala dopo circa 10 minuti, che è il tempo di riscaldamento del robot. Quindi calcolate se dovete fare una cottura a vapore di 20 minuti, calcolate un tempo di 30, cioè ci vorranno 30 minuti, anche se qui sarà impostato 20. Per quanto riguarda la cottura normale dei cibi, ovvero se non volete usare le funzioni automatiche, potete semplicemente selezionare il tempo che vi serve. Quindi voglio cuocere un mio cibo per 5 minuti, voglio cuocerlo a 100 gradi e lo voglio cuocere a velocità 1. Vi ricordo che le velocità di cottura sono massimo fino a 3. Se impostate la temperatura non potete andare oltre il 3. Poi compare questo simbolo. Vi ricorda che potete usare la farfalla. Quando questo simbolo scompare, non potete più utilizzarla. Quindi vi ricorda che a velocità superiore a 4 non è possibile più utilizzarla. Adesso vi faccio vedere. Azzero tutto e vi faccio vedere. Zero la temperatura. Ad esempio, voglio fare una preparazione di 4 minuti e 30 senza cottura, ma voglio mescolare con le velocità. Vedete, 1, 2 c'è ancora la farfalla, 3 c'è ancora la farfalla, 4 c'è ancora la farfalla, 5 scompare. Questo, diciamo, vi consente di avere un promemoria per non romperla, perché è un accessorio molto molto delicato e spesso può rompersi. Vi faccio vedere una particolarità all'interno del boccale. Come vedete, ci sono delle tacche di taratura, sono da 500 ml, 1 litro, 1 litro e mezzo, 2 litri, 2 litri e 200 ml. Quindi potete regolarvi anche in base a questi. Per il primo utilizzo, mettete acqua fino a questo livello, quindi 2,2 litri, e portate ad ebollizione. Dopodiché gettate l'acqua che avete portato a bollore e pulite con un panno, asciugate. E potete finalmente utilizzare il vostro Messier Cuisine Plus per tantissime ricette. Spero che questa spiegazione sia stata chiara e vi invito a fare le vostre domande sotto questo video, nei commenti a questo video. Cercherò di rispondervi, se avete delle curiosità o delle perplessità o delle cose che, magari non vi ho detto. Come vi dicevo prima, vi invito a iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, che appunto riporta moltissime ricette del Plus e del Connect. Vi ricordo sempre che la maggior parte delle ricette sono utilizzabili per tutti e due i tipi di robot, senza particolari tipi di accorgimenti. In più vi invito a seguire questo canale YouTube in Cucina con Messier per vedere tutti i miei video e a trovare le ricette migliori da realizzare con robot da cucina sul sito www.messiericcette.it. E buona cucina a tutti con il nostro Messier Cuisine Plus.